Cari amici tecnoscimmiati, ciao a tutti dal vostro Alessandro. Dunque, riprendo un attimo confidenza con la telecamera dopo un po' di assenza per svariati motivi. Oggi facciamo la video recensione molto veloce di un gioco che è una garanzia, già il nome, è un gioco diciamo piuttosto datato, molto conosciuto, ripreso ultimamente, un successo che penso non avrà mai fine. Parliamo di Pac-Man. È un gioco a cui sono particolarmente legato perché ci giocavo quando ero ragazzino in sala giochi, quando una partita costava ancora 200 lire. Con questo ho detto tutto. Andiamo a vederlo molto rapidamente perché da alcuni giorni c'è la possibilità di giocare tramite, una volta installato tramite il Play Store, c'è la possibilità di giocare anche in modalità torneo. Difatti il gioco si chiama Pac-Man più Tournaments. Ovviamente la produzione è Bandai Namco. Andiamo a zoomare, tanto tutto il resto ci interessa poco e niente. Dunque, dicevamo, Pac-Man più Tournaments, come potete vedere. Il gioco penso che lo conosciate tutti, come funziona, quindi non mi sto a dilungare. Vediamo un attimino invece come funziona, in cosa si suddivide la versione per Android, e andiamo a vedere come funziona. Dunque, partiamo col dire che per poter giocare al Pac-Man classico non occorre niente, si scarica dal Play Store, si installa, si gioca Pac-Man e si gioca al classico Pac-Man. Se vogliamo giocare a torneo occorre effettuare una registrazione che avviene tramite verifica dell'email, inserendo nome utente, password, nome, cognome, anni, perché bisogna avere almeno 13 anni per poter giocare. Diciamo che è abbastanza semplice, però essendoci da inserire dei dati, se avete difficoltà o qualcosa, vi consiglio di farlo tramite PC, che è forse più semplice. Dicevamo, come funziona? Niente, una volta registrati si ottengono, se non ricordo male, 10 crediti, che sono quelli che ci servono per poter giocare inizialmente al torneo. Poi successivamente se ne possono acquistare altri o se ne possono ricevere. Andiamo a vedere un attimino quali sono le opzioni, quali sono le cose che possiamo utilizzare e come si suddivide il gioco. Dunque, tralasciamo un attimino il gioco in se stesso, che lo guardiamo dopo. Abbiamo la voce e il mio profilo, che accedendo ci fa vedere un po' quelli che sono tutti i nostri dati. Adesso vediamo se io riesco, chiedo scusa, così riesco a farvi vedere un qualcosa che... Ok, così non si vedono niente. Abbiamo la possibilità di osservare le statistiche, abbiamo la possibilità di verificare le classifiche. Sfoglio non per giustamente non far vedere i miei dati personali. Quindi abbiamo la possibilità di avere le classifiche e tenere tutto sotto controllo, quelli che sono gli obiettivi che dobbiamo raggiungere, quindi da il livello 1 a direi in Goya 272 fantasmini in tutto, via, ci sono ovviamente i vari traguardi da raggiungere. Abbiamo i trofei e abbiamo di qua, non è ancora invitato alcun amico, la possibilità di aggiungere e invitare amici da poter sfidare direttamente. I miei amici non sono ancora riuscito a convincere nessuno, quindi sto giocando un po' così. Andiamo avanti, dicevamo, abbiamo il negozio tramite il quale si possono eventualmente acquistare altri crediti, altri gettoni. Vedete, si va da un minimo di 10 a un massimo di 5, no, chiedo scusa, a un massimo di 3.500, oppure si può fare un mese, si può pagare direttamente un mese a 0,99 centesimi o sempre senza pubblicità a 15 euro. Andiamo avanti, abbiamo nelle opzioni la possibilità di attivare o disattivare il suono, di impostare il tipo di comandi, che è sempre passa col dito, la modalità che è facile, normale, originale o torniamo facile, aiuto o indietro, e poi vabbè la voce altri giochi. Dunque, vediamo il Pac-Man velocemente, il Pac-Man classico, come si gioca. Vabbè, è inutile che lo stiamo a leggere, il tutorial lasciamo perdere. Io l'ultima volta che ho fatto, di solito gioco sul tablet, qui non ho ancora giocato. Basta scorrere, vedete il dito e il nostro Pac-Man si muove sullo schermo.
Ora io probabilmente chiedo scusa, volevo fare tutt'altro, ma ovviamente, infatti, ho il volume al minimo, ok, così ci gustiamo anche l'audio con i suoni originali. Ecco, ovviamente l'ho detto subito che sono sempre stato scarso già all'epoca. Poi vabbè, giocare tramite la telecamera non è sicuramente semplicissimo. Mi ricordo quando saltavo scuola e andavamo al dopolavoro e le mie mattinate si svolgevano attaccate ai videogiochi se non al biliardo. Ebbene, come dicevo, non è il caso di dilungarmi oltre nel gioco. Abbiamo le classiche tre vite, la possibilità di trovare oggetti speciali da mangiare durante il corso della partita. Andiamo avanti, velocemente la velocità torneo, vedete? Abbiamo la possibilità di acquistarne o di iniziare il torneo. Adesso non riesco a leggere tramite la telecamera, sono un po' ciecato, quindi avvicino un attimo. Qua ad esempio dice riscaldamento. Il torneo inizia il 18/3 del 2013 e finisce il 3 aprile 2013. Benvenuti al torneo Pac-Man numero 1 con 12 nuovissimi labirinti e 12 turni. 12 nuovi oggetti bonus, un Pac-Man extra assegnato ogni 10.000 punti, arriva alla fine e ricevi un bonus per ogni Pac-Man rimasto, pronti via. E partendo si gioca, quindi qua abbiamo, vedete, abbiamo molte più vite. Basta, ripeto, scorrere il dito per andare nella direzione in cui vogliamo. Io ripeto, sto giocando in modalità facile, non mi sto. Adesso tramite la telecamera sinceramente non mi trovo molto. Ok, lasciamo perdere, tanto abbiamo capito qual è il senso del gioco. E niente, cari amici, devo dire sicuramente un passatempo. Molto, ma molto, ma molto divertente. Penso che sia uno di quei giochi che non, alla fine non stancano mai e sono praticamente eterni. Probabilmente fra 10 anni saremo ancora qua a fare video recensioni di Pac-Man. Per il momento direi che può essere tutto. Ripeto, tralasciando la questione torneo, che può essere interessante oppure no, rimane comunque un giochino molto simpatico e divertente per passare qualche minuto del nostro tempo distraendoci dai magari quei 5 minuti di problemi che ci assillano durante la giornata. Ripeto, il gioco in sé. Pac-Man non richiede nessun tipo di credito e non richiede neppure la registrazione, serve la registrazione in crediti soltanto passando per il torneo. Per il momento, amici tecnoscimmiati, è tutto, vi rimando alla prossima video recensione, restate con noi, ciao dal vostro Alessandro.